Buongiorno! Allora, questo è un altro vlog diverso. Volevo farvi vedere il primo incontro tra Budino e Fiocco. Allora, anche gli altri conigli l'ha praticamente visti. L'unica cosa è che non ho ripreso solo quando ho lasciato Fiocco in giro in balcone con Budino. Ovviamente eravamo lì a controllarli, in poche parole. E, per cui, allora mi metto qua sul divano perché sennò non riesco. Ok, allora, e per cui adesso vi metterò le clip dove erano insieme Budino e Fiocco. Calcolate che adesso da quando li ho messi insieme, che ho fatto una mini clip, adesso Budino vuole sempre uscire dal balcone e andare vicino da Fiocco, controllarlo, vederlo. Ormai sono quasi inseparabili. Invece con Perla, diciamo che con Perla lei è più aggressiva, è più attacca di più. Per cui secondo me, non so, forse è una femmina, non lo so. Comunque è molto diverso, per cui con lei non posso far avvicinare i conigli. Invece con Budino forse più leggero, più, come si dice, più dolce, e allora riesco a farli avvicinare. Infatti ogni volta quando esco dal balcone mi miagolo perché vuole andare subito vicino a Fiocco, e ogni tanto li faccio avvicinare, ogni tanto li faccio, diciamo, stare vicini vicini. E niente, per cui adesso vi metterò la clip e vi farò vedere il primo incontro tra gatti e conigli. E poi, no, volevo aggiornarvi di come sono diventati grandi i gatti. Per cui in questo video vi farò vedere come sono diventati grandi. Adesso ve li farò vedere. E calcolate che adesso hanno 6 mesi. Sì. Hanno 6 mesi, sì, hanno fatto appena 6 mesi. Allora, Budino ha 6 mesi, invece Perla non so se è più piccola, non so se è più grande, avendola presa nel negozio. Diciamo che non so più o meno se è più piccola o più grande, perché non si capisce. Cioè, si capisce dalla differenza tra Budino e Perla, però non lo so. Comunque, calcolate che vabbè, io li calcolo come tutti e due che hanno 6 mesi, in poche parole. E niente, per cui questo video vlog farò vedere solo i miei gatti e i miei conigli. Comunque, i miei animali più o meno. Adesso ve li mostro, ve li farò vedere come sono diventati grandi. Aspettiamo. Questo è Budino, il gatto più lungo del mondo. Oh, guarda com'è lungo questo Budino. Comunque, lui è Budino, il gatto più lungo, più grande del mondo, e in più inizia a pesare. È diventato grandissimo, lui ha 6 mesi ed è lungo, lungo, guarda, lungo, 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 come Luigi, lunghissimo, ma proprio lungo. Saluta, ciao, sono grande, grosso. E lui Budino, gli faccio vedere Perla. Lei è Perla, che è quella che non sta ferma. Aspetta un secondo, un secondo. Guarda, un secondo. Hai visto? Chi è? Ciao, ciao. Lei è Perla, è quella leggera, un po' magrina, che è leggerissima, perché lei non è grande. È così. E così, e così, e così, però è diventata grande, con gli occhi verdi, e
nera, colore uguale. Comunque, riesci a farla stare. Comunque, parla è fatta così. Ecco, gli ho mostrato i miei due gattoni, specialmente lui che è grande, adesso mi tira giù il cavalletto perché adesso ce l'ha con il cavalletto. Lui è cattivo, è dolce coccolone, ma è cattivo, non sta fermo un minuto. E niente, loro adesso sono diventati abbastanza grandi. Lui, furia di... Boh, secondo me mangia troppo, perché alla fine mangia anche... Il mangiare che allora noi li separiamo quando mangiano anche, però è difficile stargli dietro. Questo è lui. Dicevo che è difficile stargli dietro perché è un gatto troppo. E comunque hanno le loro sue ciotole. Il problema è che lui ha il vizio di andare nella ciotola di Perla per. Appunto per mangiare anche il suo, però lo controllo sempre, sto sempre dietro, diciamo. È difficile, ma allora, adesso che sono a casa, vabbè, ok, ma quando non sono a casa che sono al lavoro è difficile stare dietro quando saltano, fanno, disfano. Vabbè, adesso sono ancora piccoli, però quando iniziano a diventare abbastanza grandi, spero che non lo fanno. Però appunto, secondo me è proprio il gatto fatto così, perché vi lascio la foto di quando era piccolo e la foto di sua mamma, come è fatta la mamma. E cioè, calcolate che sua mamma è uguale a lui, dovrebbe avere il pelo lungo. Non lo so se ha il pelo lungo, però... Calcolate che non vuole stare in braccio, vabbè. Di solito fa il coccolone, di solito lui di solito fa il coccolone, adesso non c'ho voglia di stare vicino a me. E comunque, appunto, dovrebbe diventare così. Forse adesso è ancora piccolino, per cui il pelo forse lungo non si... L'unica cosa che fa e che ha imparato come la sua mamma, aprire le porte. Ogni tanto, quando vuole, prende e apre la porta. L'altra volta ero in cucina, lui voleva entrare in camera, mi ha aperto la porta della camera ed è entrato. Per cui ormai ha imparato a aprire le porte, io dovrò chiudere la chiave e tutte le volte dovrò fare così. Comunque... Questo risultato che come sua mamma apre anche lui le porte. Però diciamo che quando vogliono sono bravi. E niente, questo adesso vi farò vedere. Anzi, dovrei farvi vedere quello, le carote, quelle finte da gioco che ancora non vi ho fatto vedere, che ho preso su. L'ho preso su Shein o su Temu? Mi sembra Temu, sì, su Temu dovrei averlo. Ho preso quelle quattro carote da giocattolo che adesso vi farò vedere. Vediamo la reazione dei conigli perché non l'ho ancora, non gli ho ancora dato le carotine, quelle finte da giocattolo. E volevo vedere come diciamo, si comportavano anche loro. Per cui avete visto dopo un bel po' di mesi i gatti, sì, non vi ho fatto vedere come piano piano crescevano, non vi ho fatto i vlog, non vi ho messo, diciamo, tutte le clip che ho registrato, ma le ho registrate per me. Non avevo, diciamo, tanta voglia di montare le clip, di registrare in questi mesi, anche per il fatto del lavoro. E allora alla fine non vi ho fatto vedere come erano belli da piccole, grandi, a piano piano e comunque vabbè, questo è. Allora, dovevo rispondere anche alle domande che mi avevate fatto nel primo video vlog che ho messo quando vi ho fatto conoscere i
i nuovi arrivati che sono loro. Allora, io sto dando le crocchette tutti i giorni ai gatti. L'umido glielo do una volta a settimana, massimo massimo 2 volte a settimana. Infatti, come vedete, adesso vi faccio vedere, hanno il pelo bello morbido, liscio e luminoso e non hanno problemi, non stanno avendo problemi da quando ce li ho. Non li ho ancora portati dal veterinario perché per il momento, sinceramente, non hanno bisogno. Ho letto nei commenti, nel primo video che avevo fatto di gatti, che dovevo sterilizzare i gatti, prima dei 7 mesi, perché se no hanno le malattie, tumori, eccetera, eccetera. Allora, quel fatto qui, sono io a decidere se il gatto va sterilizzato oppure no. Non dovete dire voi come devo comportarmi io con i miei animali, perché sono io a decidere. Sono io a decidere, se stanno bene, se stanno male. Ovviamente lo vedi se i gatti stanno bene, se sono in salute, se non hanno problemi. I miei gatti stanno solo in casa, cioè vuol dire che in balcone escono una volta, ma sotto controllo di me, perché ovviamente il mio balcone è basso e potrebbero, diciamo, scavalcare, andare giù nel giardino. Dato che io non voglio che escono dal balcone, non voglio che escono fuori, perché fuori, diciamo, oltre il mio giardino, cioè non oltre, sotto il mio giardino, ci sono tanti gatti randagi, tanti gatti che lasciano in giro nelle mie zone qua, per cui ci sono tantissimi gatti che lasciano in giro. I miei gatti resteranno solo in casa, dentro in casa, giocheranno con me, saranno con me e basta. I gatti sono apposta per stare in casa, per essere, diciamo, gatti da compagnia, non gatti come, cioè non sono cani che prendono e devono uscire, sinceramente. Per cui io la penso così, uno la pensa come vuole. Dato che i miei gatti non escono, diciamo, di casa, non escono fuori in balcone. Solo fiocco, solo Budino esce in balcone, ma appunto quei 2 minuti, più o meno neanche, e poi entra dentro subito perché ovviamente è controllato, lui vuole stare a guardare Fiocco quello che fa e sta un po' con i conigli e basta. Ma oltre a questo non fa niente, sta solo in casa. L'unica cosa che io faccio è mettergli antipulci. Quelle fialette che vendono nei negozi degli animali, allora quelli ovviamente li metto per le antipulci, quelle cose lì, perché giustamente essendo che escono in balcone con i conigli, eccetera, cioè è normale che possono pigliare le pulci, però con queste fialette passano subito e via. Per cui sul fatto della sterilizzazione, sinceramente, la prima cucciolata gliela voglio fare perché vorrei, diciamo, tenere un altro gattino della loro cucciolata. E poi vediamo, se, diciamo, è un impegno che dici devi stare dietro i gattini, devi stare ogni volta che fanno le cucciolate, perché ovviamente fanno 3 volte all'anno la cucciolata. Devo vedere se riesco, diciamo, a stargli dietro con il lavoro, eccetera, quando sono, diciamo, quando fanno i cuccioli, in poche parole. Però uno non è obbligato a sterilizzare i gatti, anzi, io sono contro la sterilizzazione perché, ad esempio, i miei conigli non sono sterilizzati, sono tutti divisi, tutte e 4 divisi, non sono sterilizzati. Calcolate che Fiocco ha 9 anni e è in perfetta salute, non ho mai avuto problemi. Da 9 anni non ho mai avuto problemi tra malattie, cose, niente, di niente. E il bello è che loro sono sempre stati fuori in balcone, sia in casa dei miei che qua dove sono adesso, sono sempre stati fuori in balcone. Per cui sono sempre stati bene, li ho sempre curati ogni giorno, ogni 5 minuti, anche se andavo a lavorare.
sono sempre controllati, sono sempre curati come si deve, tantomeno anche il pelo è bello liscio, bello morbido, luminoso anche con loro, perché gli do il mangiare come si deve, quello che devono mangiare è quello che io gli sto dando. Li sto curando come devono curarsi, ovviamente non li ho mai portati dal veterinario e tantomeno fatte punture, sterilizzazione, non ho fatto niente e sono ancora qui con me senza malattie, senza niente, senza problemi. Stessa cosa con i gatti, se vedo che il mio gatto sta male va subito dal veterinario e andrò a fare tutto quello che c'è da fare. Però per il momento la mia idea è questa, di fare la prima cucciolata. Vedere come va, se sono in grado di gestire tante cucciolate, ok, se no ovviamente dovrò per forza sterilizzarli. Ma quella è una decisione che voglio io prendere io, non che le persone mi devono dire per forza che i miei gatti devono essere sterilizzati perché hanno un tumore, hanno. No, no, perché dipende come li tratti, dipende come li curi, di tutto. Cioè, se non gli stai dietro è normale che hanno problemi di salute e tutte le altre cose. Cioè, per cui, appunto, per rispondere a queste domande qua, a questi commenti che mi avete lasciato sotto nel video, questa è la mia risposta. Vedrò io più avanti come sarà nella prima cucciolata che farò. Ovviamente i gatti non saranno sempre qua, in senso che avrò persone in cui vogliono i gattini, per cui andranno persone che io conosco, che so che amano gli animali, per cui se mi chiedono un gattino io glielo do senza problemi. Per cui non è che mi terrò tanti gatti o tantomeno farò sempre cucciolate, eccetera. Questa è una decisione che prenderò io. Questo è. Per cui anche sul fatto dei gatti non voglio sentire che le persone mi devono dire quello che devo fare. Va bene un consiglio, come avevo detto, se mi date un consiglio del mangiare, eccetera, per l'amor di Dio, ma che mi viene detto e sei obbligata perché se no hanno tumori, eccetera, anche no. Perché le cose li vedi, le cose devi sentirle te e devi ovviamente capire te come fare. Tutto qui. Se riesco vi faccio vedere il suo pelo. Adesso sto dormendo, ma devo un po' rompergli le palline. Vediamo se riesco a prenderlo. Un attimo. Aspetta, voglio fargli vedere una cosa. Allora, se vedete, il suo bel pelo è morbido. Adesso non so se vuole comunque. È bello morbido e liscio come la coda. Adesso ha sonno, per cui dovrò lasciarlo in pace. Perla, cioè, vedete? Però lei non sta ferma. Questa è Perla. Ha il pelo bello liscio e morbido. Adesso ovviamente non stanno fermi perché devo lasciarli in pace. Perché se no iniziano a graffiarmi come sempre. Comunque loro non stanno avendo problemi, tantomeno c'è. Stanno diventando anche belli grandi e non hanno problemi. Ovviamente l'unico trattamento che faccio è l'antipulci, quelle diciamo fialette che io prendo per loro e basta. Tutto qua, per il momento questo. Poi si vedrà più avanti, si vedrà. Io ovviamente sono sempre dietro loro 24 ore su 24 e sono sempre stata una sempre attenta. Sugli animali, specialmente se io volevo un animale, sono sempre stata attenta. Io ho avuto tanti animali anche da piccola. Ho avuto 20 criceti, poi ho avuto 3 pappagallini, quelli normali, 2 uccellini, poi cos'è che avevo? Ah, le tartarughe, quelle piccoline. Avevo 20 pesci e non mi ricordo poi cosa avevo, però avevo un casino di animali, tanti animali. E vabbè, poi vabbè, avevo l'ultimo cane che ovviamente adesso non c'è più, è durato 12 anni.
Poi, vabbè, adesso ci sono loro, diciamo, per cui ne ho avuti tanti di animali e ovviamente mi sono durati tanti anni, tra criceti, pappagalli, mi sono durati tanti anni. Ero piccola, fino a 15 anni gli animali mi sono durati. Poi, calcolate che adesso i conigli hanno quasi 10 anni. Vabbè, uno quasi 10 anni, gli altri uno ne ha 7 e l'altra e gli altri ne hanno 6 anni. Per cui calcolate che tutti gli animali che ho avuto sono sempre stati in ottime condizioni, li ho sempre trattati come figli, in poche parole, li sto trattando così. Per cui so più o meno come fare. Ovviamente, i primi gatti sono loro perché volevo i gatti. E alla fine ho deciso di prendere i gatti. Sinceramente mi manca il mio cane. È da quasi neanche un mesetto che mi ha lasciato per vecchiaia, perché proprio è morta per vecchiaia, non perché aveva malattie, non aveva niente, stava benissimo. È morta per vecchiaia, dopo 12 anni, anzi, di solito i bulldog inglese almeno 10 anni durano, invece lei è durata 12 anni, 2 anni in più è durata. Infatti, quando siamo andati dal veterinario che abbiamo, diciamo, dato questa notizia, lui ci ha risposto: beh, cavolo, 2 anni in più vuol dire che il cane è stato trattato da Dio. E noi abbiamo risposto: sì, il cane è stato trattato da principessa, come una regina, una figlia. Queste sono le crocchette, le macchine delle crocchette automatica dei gatti che quando scende loro scappano e vanno a mangiare. E hanno anche la loro fontanellina, per cui loro sono trattate da proprio, non gli manca niente a loro, sia loro che i miei conigli, e non gli faccio mai mancare niente, faccio il possibile che loro hanno sempre qualcosa. E per cui adesso che non ho il cane, sono un po' così così. Infatti questi mesi ci penso, ci ripenso, è molto dura. La casa dei miei è vuota, senza un cane. Infatti mio padre vuole comprare, diciamo, prendere il cane. E però stiamo aspettando, aspettiamo ancora un po' di mesi, anche un anno. Speriamo di riuscirci anche più di un anno a vedere se poi. Perché anch'io sarei in intenzione di prendere un altro cane, perché non ce la faccio stare senza. Però sto aspettando un bel po', almeno un annetto voglio aspettare, perché prendere già subito un cane dopo che hai perso il tuo, anche no, cioè la cosa che io odio. Infatti glielo ho detto a mio padre. Vuoi il cane? Aspetta un po' e poi possiamo prenderlo. Però per adesso preferirei che non lo prendiamo. Questa è la decisione. Perché c'è gente che dopo un mese prende il cane, dopo che gli è morto il suo, ok? Che il dolore è grande. Però secondo me se prendi un altro cane il dolore è ancora più forte. Perché ne hai perso uno, se poi prendi subito un altro. Cioè, io rimango proprio male, ma tanto male. Per cui questo è. E niente, volevo solo dirvi queste cose qui, volevo farvi vedere appunto loro queste risposte qua che sono anche dimenticata dopo 6 mesi a rispondere ai commenti. E adesso andiamo di là che vi faccio vedere il gioco dei conigli. Piano, 8 giù, giardino. voglio fargli una foto. Aspetta, girati. Come cazzo ti chiami? Budino? Girati che ti faccio una foto. Non so perché sto tremando, guarda, non riesco a tenere la sto tremando, non so perché.
Dai, ti voglio fare una foto con Fiocco. Spero che non gli fai niente. Ehi. Perché il Fiocco è buono. Piano! Dopo proviamo con Perla. Non devi cacciarle. Forse lo vede calmo. Con la porta aperta lo lì. Guarda, lo sapevo. Dove vai? Guarda.
dove vai? Vieni, vieni qua. Allora, questo è il gioco nuovo. Vediamo la reazione di Fiocco. Guarda, un nuovo gioco. Nuovo gioco. Direi che gli piace. Non è da mangiare, però, eh? Allora, in teoria è un gioco. Comunque anche lui ha un pelo morbido e liscio. Adesso fa il cambio di pelo e ovviamente è così. Però le sue, questo è naturale al 100%. Quello che mangia lui è il fieno. Questo è quello che mangia. E la lettiera bella pulita. E niente. Comunque questo è il nuovo giochino. Bimbo. Proviamo anche con lui. Ovviamente questo è un gioco, però adesso vediamo. Ma secondo me sarà l'ultimo perché non so se vi piace così tanto. Vero, bimbo? No, sta perdendo ancora il pelo perché è di stagione. Allora io ho messo la palla. Gli piace giocare. Ultima bimba. Vieni. Che sta giocando. In fondo. Stessa cosa, tanto fieno. E allora hanno, diciamo, a disposizione. Ovviamente sono, escono sempre. Ovviamente quando non sono a casa, che non sono a casa, devo uscire, non possono mica stare, diciamo, in giro. Stessa cosa anche lei. Sta cambiando il pelo. E è normale, però no, per il momento hanno queste qua. Dopo li dovrò mettere in giardino con la loro bella casetta grande. E niente, questo. Per cui adesso vabbè, sono per forza qui, però appena metterò la rete nuova, che il giardino ancora non è pronto perché deve ancora essere messa cioè la rete la devo ancora mettere nuova, e dato che ci sono i gatti in giro ci vuole un attimo che i gatti me li ammazzano. Per cui senza rete nuova, senza, diciamo, un recinto dove posso mettere le loro case, quelle belle grandi, che vi ho fatto vedere anche nell'altro video, è normale che non posso metterli per adesso in giardino, dove loro hanno più spazio per, diciamo, essere liberi. Qui li prendo e li lascio fuori in balcone e li lascio, diciamo, quell'oretta lì bella liberi. Solo che quando tu esci, che esci, o esci oppure vai al lavoro,
non è che puoi prendere e lasciare i conigli in giro. Uno, perché non sono sterilizzati, e due, perché ci metti 2 secondi che loro fanno danni. Sono roditori, tantomeno in casa non possono stare perché, vabbè, io ho il palché, quello vero, ma oltre i gatti diciamo che non possono stare in casa, per cui massimo possono stare fuori o in giardino o in balcone, per cui, come avete visto nelle clip, con Fiocco e Budino li lascio sempre in giro. Per cui state tranquilli che, dato che molte persone non si fanno mai i cavoli loro e tantomeno parlano per niente senza sapere niente, cioè è sempre così, le persone parlano senza sapere niente di come tratto i miei animali e tutte queste cose qua, tanto per cambiare. Vabbè, questo è, comunque niente. È un video un po' diverso dal solito, un vlog diverso dal solito, volevo anche parlare appunto di loro e niente, ve li ho mostrati poco perché tanto di solito ve li mostro quando sono in giro o dal balcone. Però adesso devo anche mangiare perché è già tardi e niente, per cui questo è. Fatemi sapere quanti animali voi avete e ovviamente se sono in buone condizioni o hanno problemi di salute come certe persone che non sanno curare gli animali, cioè vedo di quelle cose oscene che io mi domando come fai a trattare un animale così o che non lo sai curare oppure non stai dietro abbastanza a un animale. Io, come ho detto prima, i miei animali stanno bene, non hanno niente e hanno tanti anni. Per cui, cioè, ho già detto tutto e le persone non devono neanche scrivere sotto nei commenti appunto cose assurde che non voglio neanche sentire. Io faccio quello che voglio e tantomeno so come gestire i miei animali, tutto qua. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, spero che questo vlog un po' speciale, un po' diverso vi sia piaciuto. Ciao!